ritrovati, ci prepariamo a vivere l'ultima settimana prima della consacrazione e non possiamo non parlare di quello che è il cuore del trattato della vera devozione alla Santissima Vergine. Oggi parleremo di schiavitù e potete stare tranquilli che non è una di quelle lezioni di storia in cui si parla delle classi sociali, della tratta degli schiavi, anche se era attuale al tempo in cui scriveva San Luigi Maria Grignon de Montfort. La schiavitù di cui parleremo oggi è una schiavitù che nasce dall'amore e che paradossalmente ci rende liberi. E vedremo come questa forma paradossale sia proprio la modalità on scelta sia dalla Vergine Madre sia dal Figlio Gesù. Un caro amico che mi ha sempre sorpreso di come parla di Dio e di sua madre è Don Tonino Bello. Tra i tanti titoli da lui attribuiti alla Santa Vergine ce n'è uno che lui stesso ritiene possa sembrare irriverente per alcuni e addirittura sacrilego per altri, attribuito alla regina degli angeli e di tutti i santi. Maria, donna di servizio! Potrebbe essere protettrice di coloro che, sebbene con diversità di prestazioni, svolgono un servizio alle dipendenze di una famiglia. Allora, dalla colf alla babysitter, dalla donna delle pulizie alla cuoca, con la livrea o senza livrea, comunque una donna di servizio. Immaginatela invocata da Tata Katie, da Mary Poppins, non so, dalla Tata, da Cettina, e dopo di lei Melina di Un medico in famiglia, anche se Cettina era devota alla Madonna del Carmelo. Eppure questo appellativo, che non troverai nelle litanie lauretane, è il più vicino al titolo che si è scelto da sola. Per ben due volte lei nel Vangelo di Luca infatti si definisce serva. La prima volta quando, rispondendo al saluto dell'angelo, gli offre il suo biglietto da visita: ecco, sono la serva del Signore. La parola greca è diulè, che si traduce anche come schiava. La seconda volta quando lei nel Magnificat afferma che Dio ha guardato l'umiltà della sua serva, schiava, anche qui la parola è la stessa. Donna di servizio, quindi, a pieno titolo. Titolo che lei si porta incorporato come diritto di nascita, come blasone nobiliare, visto che, se non proprio discendente come Giuseppe, era comunque coinvolta con la casa di Davide, suo servo. Un titolo che le fa consegnare nelle braccia di un collega, il vecchio Simeone, il suo bambino, che appunto termina la sua missione con le parole: ora lascio, Signore, che il tuo doulon, che il tuo servo, schiavo, vada in pace. Un titolo che durante il banchetto nuziale a Cana di Galilea, visto che tra colleghi ci si intende meglio, l'autorizza a rivolgersi ai diaconos, ai servi, con quelle parole che dice Don Tonino, essendo rimaste un'esigente consegna anche per noi, sembrano un invito ad andarci a iscrivere allo stesso sindacato. Fate quello che vi dirà. Maria è la domestica del regno, la portinaia del cielo, la chiamerebbe il santo curato d'Ars, vi ricordate? E se non vi ricordate, per intenderci, non è il santo che ha inventato la viennetta. Maria non ha interpretato il servizio come una riduzione della libertà, ma come appartenenza irreversibile alla stirpe di Dio. Al contrario di lei, noi facciamo molta fatica a metterci al servizio di Dio. La sottomissione a Lui, invece di collocarla in un quadro di alleanza bilaterale, la sentiamo come qualcosa che ci toglie la libertà di fare quel che ci pare, la nostra autonomia. Ma servire Dio significa regnare, poiché chi si umilia sarà esaltato, dice la Scrittura. Non ci credi? Vuoi un esempio così, a caso? Un tale di nome Gesù di Nazareth. Così entriamo nel tema della quarta settimana, conoscere Gesù Cristo. E ci lasciamo aprire la strada dall'Apostolo Pietro, che negli Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 12 seguenti, dopo che Pietro guarisce nel nome di Gesù Nazareno, quello storpio che chiedeva l'elemosina alla porta detta Bella, allora tutta la folla si radunò attorno a Pietro e Pietro per la seconda volta la sua omelia per annunciare Cristo risorto. Uomini di Israele,
Perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo Paida Gesù. La cosa stupefacente è che se andate a cercare in qualsiasi dizionario greco questa parola, troverete come significato numero uno figlio fanciullo, come significato numero due troverete servo schiavo, completamente opposti quelli di figlio schiavo, come il bianco e il nero, il dolce e il salato, il fuoco e l'acqua, il cielo e la terra, il divino e l'umano. Eppure in Cristo questa antinomia sta insieme come una coppia di sposi. Cristo è omousio stupatros. Calmi, non vi ho lanciato una maledizione senza perdono. Ho detto in greco semplicemente della stessa sostanza del Padre. Lo dici anche tu nel credo, ricordi? Questa è stata la verità che è stata affermata con forza dal primo concilio ecumenico di Nicea nel 325 d.C. contro i cosiddetti ariani. Non quelli tedeschi di Hitler, ma del loro caposetta Ario, che negava la divinità di Gesù. Cioè, per loro Gesù non era proprio Dio, era semidio, tipo Ercole per intenderci. Comunque un superuomo divinizzato. A Nicea si afferma che Gesù è vero Dio, figlio consustanziale a Dio Padre. Poi non bastavano quei figli di buona eresia. La conoscete voi? È l'anticristo, che cerca di stare dappertutto un po' come il prezzemolo e con altre varie forme. Dopo un po' si sono aggiunti altri fratellastri, gli apollinaristi, che non sono figli di Apelle, figlio di Apollo, né semiapi in cerca di polline, ma sono i seguaci di un tizio, un certo Apollinare, che affermava che Gesù non era uomo al 100%. Papa Damaso di loro scriveva: «Ah, quanta vicinanza con gli ariani in tale concezione! Quelli dicono imperfetti la divinità del figlio di Dio, questi asseriscono falsamente un'umanità imperfetta nel figlio dell'uomo. Noi che ci sappiamo salvati perfettamente e integralmente, professiamo secondo la fede della Chiesa Cattolica che Dio perfetto abbia assunto un'umanità perfetta, integro Adamo, cioè tutto il nostro uomo vecchio senza il peccato. Se qualcuno dicesse che egli ha avuto parte minore di umanità o di divinità, presenta se stesso pieno dello spirito del diavolo, figlio della Geenna. Il secondo concilio ecumenico, il primo a Costantinopoli, dirà che anche lo Spirito Santo è Dio e che Gesù è pienamente uomo. Mentre finalmente è al quarto concilio ecumenico a Calcedonia che si consolida come la calce la fede nella divina umanità di Cristo, perfetto nella sua umanità e perfetto nella sua divinità. Vero Dio e vero uomo, composto di anima razionale e di corpo, consustanziale al Padre per la divinità, consustanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato, generato dal Padre prima dei secoli nella divinità e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine, Madre di Dio secondo l'umanità. Uno e medesimo Cristo Signore unigenito, da riconoscersi in due nature, senza confusione, senza mutamento, senza divisione, senza separazione. Altro che Boldo in uno! E tu ti starei chiedendo, ma tutto questo che cosa ha a che fare con me? Ma questo, cara mia, caro mio, è fondamentale! È fondamentale! Perché se Gesù fosse solo un bravo uomo, un bravo cristiano, un Superman, ma non fosse Dio al 100%, non ci avrebbe potuto né salvare né quantomeno parteciparci la sua natura divina, cioè farci figli di Dio. Se non fosse uomo veramente, ma Dio travestito, mascherato semplicemente da uomo, una sorta di Thor figlio di Odino, non ci avrebbe potuto salvare. Perché come diceva Tertulliano, un autore sacro del secondo secolo d.C., caro cardo salutis, che non è un invito a mangiare cardi perché sono bio e fanno bene alla salute. Caro,
cardo salutis, ma la carne, l'umanità, è cerniera della salvezza. Ciò che non è assunto non può essere redento. E soprattutto perché noi siamo fatti a stampo di Gesù. Ecco perché il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, ci dice che Cristo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota della sua altissima vocazione. La storia ci conferma continuamente che l'umanità vissuta dall'uomo solo, senza Dio, è una tragedia. San Giovanni Paolo II ha orientato tutto il suo pontificato proprio a smantellare questa eresia di fare l'uomo grande senza Dio. L'uomo è veramente uomo solo in quanto divino umano. Siamo fatti di terra e soffio divino. Nel battesimo ci siamo spogliati della bestiale umanità dell'uomo terrestre per rivestirci della divina umanità dell'uomo celeste. E come agisce l'uomo celeste? Nella lettera ai Filippesi, San Paolo al capitolo 2 ci dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli non considerò la sua forma divina un tesoro geloso, un bene irrinunciabile, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di schiavo, diventando simile agli uomini e apparso in forma umana, abbassò se stesso, essendo divenuto obbediente fino alla morte, ma morte di croce. Questa è la forma in cui e con cui Cristo glorifica il Padre. E per questo, continua San Paolo, Dio lo sovraesaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni altro nome, Kyrios, Dominus, Signore, cioè colui che esercita una sovranità, colui che regna. Chi si umilia sarà esaltato. Chi tra voi vuole essere grande, sia vostro servo, diaconos. Infatti il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti. La schiavitù d'amore allora va interpretato alla luce del mirabile scambio che c'è tra Dio e l'umanità nel mistero del Verbo incarnato. Paradossalmente questo vincolo di carità, questa schiavitù d'amore, rende l'uomo pienamente libero, con la vera libertà dei figli di Dio. Un autore russo di nome Nikolai Berdyaev insisteva molto nel dire che a Dio non occorrono affatto degli schiavi sottomessi e obbedienti, eternamente tremabondi e egoisticamente preoccupati per sé. Dio ha bisogno di figli liberi e creatori, pieni di amore e di coraggio. E ci vuole tanto coraggio e tanto amore per essere servi di Dio, e il servizio al quale Dio ci chiama è la nostra vocazione e missione: dominare sulla creazione, cioè regnare, non spadroneggiando, ma coltivando, custodendo, servendo, amando, come Lui ama l'uomo e il creato, di cui l'uomo è il vertice. Si tratta dell'apice dell'amore folle, quando di te dicono che sei pazzo da legare, perché ti leghi tu da solo a qualcun altro. Succede quando ami una persona a tal punto che le dici: sono tuo schiavo. E cosa stai dicendo se non: io appartengo a te, solo a te, al massimo grado, dipendo totalmente da te, la mia vita è tua, totus tuus, disponi di me come vuoi, perché non voglio altro che sia fatta la tua volontà, nella tua volontà è la mia gioia, rinuncio alla mia perché la tua è molto meglio, molto più bella e conveniente della mia, per questo voglio unire la mia volontà alla tua, non mi appartengo più, per appartenere a te, per essere libero da tutti gli idoli e le idolatrie che ho servito, il primo dei quali me stesso. L'immagine che più mi piace per parlare della schiavitù d'amore si trova al numero 175 del trattato, dove San Luigi Maria, riprendendo l'immagine di Giovanni Damasceno, paragona Maria a un'ancora salda che ci trattiene e ci impedisce di fare naufragio nel mare agitato di questo mondo. Noi leghiamo le anime a te, nostra speranza, come ad un'ancora ferma. Ferma dove se non in Cristo suo Figlio? Noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio.
però se nei tempi di naufragio è ancora che buttiamo nei nostri abissi per non sfracellarci, in tempi di bel tempo me le immagino come un aquilone, così energico che se ben legati adesso ci solleva da terra e ci trascina in cielo, dal figlio che ti presenta al padre. L'esercizio che San Luigi Maria propone per questa settimana è riprendere a leggere il Vangelo, o dall'inizio alla fine, oppure anche partendo da brani come, non so, le tentazioni di Gesù nel deserto, le beatitudini, l'apparizione ai discepoli di Emmaus. E io aggiungerei, per questa settimana, prova a farti serva, schiavo, di coloro che ti stanno più vicini, i tuoi genitori, tuo fratello o tua sorella, e alla fine dirti: sono servo inutile, cioè senza utile, senza guadagno. Sarà tosta, ma se lo farai con amore e per amore, sapendo che avrai servito Cristo stesso, allora sarà Lui stesso che ti ricompenserà. Si cingerà i fianchi e ti servirà. Ma annunciare gratuitamente il Vangelo con la vita è per se stesso un guadagno, perché è bello, perché metti in campo l'amore che hai ricevuto per gli altri. Allora buon servizio, buona festa dell'Ascensione e buona preparazione alla consacrazione con una bella confessione.